Radio Radicale, siamo con l'onorevole Gemmato di Fratelli d'Italia per parlare del ministro della Salute Roberto Speranza. Oggi c'è un articolo sul quotidiano Il Messaggero a firma di Marco Conti che parla della possibilità di cambiare ruolo al ministro della Salute Speranza. Molti hanno sottolineato come il premier Draghi abbia cambiato molte delle pedine in questo settore, ma Speranza è rimasto al suo posto. Oggi, dopo l'apparizione di quest'articolo, c'è stata anche la smentita del governo. Allora, lei è stato uno dei più critici nei confronti del ministro della Salute e ha portato anche in tribunale la vicenda del mancato piano pandemico. Allora, come giudica questa polemica che si è risolta in una smentita del governo? Guardi, più che una polemica, a primo acchito sembrava una attestazione di verità, nulla di personale contro il ministro Speranza, però è evidente che in qualsiasi altra democrazia compiuta un ministro che ha, purtroppo, ora non voglio né personalizzare, ma sono dati così impietosi per quanto riguarda la mortalità. Noi siamo primi al mondo per mortalità riferita a 100.000 abitanti e terzi al mondo per letalità da coronavirus, sempre parametrati a 100.000 abitanti, in una democrazia compiuta. In un paese normale ci sarebbero state le dimissioni o quantomeno in un cambio di governo non sarebbe stato riconfermato quel ministro. Ci troviamo invece di fronte al fatto che lo stesso ministro sia stato riconfermato. Lei opportunamente faceva riferimento alla vicenda del mancato piano pandemico. Noi non solo abbiamo portato in tribunale il ministro, ma abbiamo vinto la causa. E quindi in giudizio il ministro è stato costretto a produrre quello che non era un piano pandemico, perché abbiamo scoperto che sostanzialmente era stato scopiazzato quello del 2006, riportato fugacemente per mettere una toppa a gennaio-febbraio per poi scomparire e quindi, a nostro avviso, causare tutta una serie di criticità che si sono poi manifestate nelle tante morti. Noi vogliamo ricordare questo: il piano pandemico è un po' come un piano antincendio. Certo, non ti mette al rifugio dall'incendio, ma ti fa guadagnare tempo. Quel tempo guadagnato si tramuta in vite risparmiate. Oggi scopriamo che tutto questo non era, scopriamo questi dati. Rispetto all'acquisizione anche dei vaccini, apprendiamo sicuramente che è stato fatto un errore in chiave europea, di contrattazione europea, ma sicuramente il nostro ministro ha continuato negli errori, e sono tanti gli errori che ci portano a non avere vaccini, primo fra tutti quello di non prendere una decisione rispetto allo Sputnik V, ma vi dico questo, ma ne potrei dire tanti altri errori. Non ci si capacita e non si capisce il perché oggi il ministro continui ad assurgere a quel ruolo, quando invece il Messaggero oggi lo riportava, probabilmente c'è anche una forte tensione interna non solo alle forze di centrodestra, spero momentaneamente prestate a questo governo, ma anche all'interno dello stesso governo, da parte di chi legge questi dati che ho detto e dice: ma è possibile che la stessa persona sia ancora lì? Aspetta, pensa che le indagini che hanno riguardato alcuni esponenti anche di organizzazioni internazionali abbiano un po' condizionato questo dibattito, si è fatto un po', diciamo, uno più uno? Ma io penso e spero di no, perché i riverberi delle azioni della magistratura dovrebbero essere scollegati dalla politica. Personalmente, un giudizio personale a pelle, io ritengo che il ministro Speranza, se facciamo riferimento al tema delle mascherine e quindi del passato commissario straordinario Arcuri, sia estraneo. Lo dico a pelle, come sensazione. Il ministro Speranza mi sembra persona per bene, persona che non può essere caduto in un errore di questo tipo, né volutamente né inconsciamente. Le notazioni che noi gli facciamo sono notazioni di carattere politico, e riteniamo che rispetto appunto a notazioni di carattere politico il ministro Speranza venga giudicato, e il giudizio non può che essere negativo. Certo, un'ultima cosa: l'immagine che dà il Ministero della Salute, secondo lei, noi vediamo insomma che tra il ministro Speranza e il sottosegretario Sileri mi sembra che le cose non vadano bene, anche perché insomma vediamo tutte le domeniche sera che c'è una grossa divergenza tra i due. Sì, è anche questo paradossale. Ora che
un vice ministro, attualmente sottosegretario, vada ogni domenica in televisione a fare da contraltare a ciò che ha detto durante la settimana il ministro appare paradossale. Ci racconta di una scollatura interna alla maggioranza, evidentemente anche una difficoltà, una diversa visione di sanità e di approccio al piano pandemico. Mi sento di dire che anche per questo motivo le dimissioni di Speranza sarebbero auspicabili, quantomeno per portare serenità e univocità di interni all'interno di un dicastero che in generale è importante, in questo momento lo è ancora di più. Bene, la ringrazio, stanno per ricominciare le votazioni, ringrazio l'onorevole Gemmato di Fratelli Italia. Grazie a voi per l'ospitalità.